Ragazzi del web, un salutone da Nabaccio e bentornati su Satisfactory. E buongiornissimo caffè in questa mattinata un po' uggiosa e alle prime luci dell'alba. Ragazzacci, vi presento la mia prima fonte di zolfo. Ebbene sì, ne ho trovata una discreta quantità qua in zona, discreta, sono due giacimenti non troppo grossi, uno normale e uno impuro, però con dei miner livello 2 sono più che sufficienti per le mie esigenze. Lo zolfo attualmente lo sto semplicemente spostando, lo mando ad una stazione dei camion e da lì poi lo porto alla base. Attualmente ancora non è che ci possa fare un granché, a parte la polvere da sparo, ma sicuramente presto ne troveremo un degno utilizzo. Far esplodere le cose? Potrebbe essere qualcosa di interessante. Quello che però vorrei andare a fare quest'oggi è riprendere un po' il discorso che abbiamo lasciato nell'ultima puntata, ovvero la lavorazione del petrolio. E guarda caso, la rotta dei camion sta vicino alla farm di Caterino. Va bene, cioè, ben venga. C'erano tutte le piante, prima non l'avevo vista, però ci piace. E quindi possiamo prendere l'hypertube qui e tornare in zona utile ai nostri scopi. Olè. Ok. Da qua prendiamo la seconda linea e vediamo di arrivare vicino ai giacimenti di greggio. Come potete vedere, ho un attimino piallato qua la zona, ho già messo un po' di fondazione in modo da avere una zona di lavoro greggia dove poter piazzare le nostre fabbriche, e ho già iniziato a portare i tubi del greggio avanti. Ho già messo giù gli estrattori di petrolio, che sono ben 3, non dovrebbero essere neanche male. Erano 2 giacimenti normali e uno puro, se non sbaglio. Quest'altro è normale, l'ultimo dovrebbe essere puro all'incirca. Yes, producono discretamente 240 al minuto questo e gli altri 120. No. Penso che mi dovrebbero poter bastare. Ora, giusto per identificare le varie linee, quella di sinistra e quella pura. Ok. Quello che vorrei andare a fare adesso è qua di fianco fare proprio una produzione, o meglio, una lavorazione intensiva del greggio. Da quello che ho capito ci servirà la raffineria. E a me mi manca un botto di roba. Ma porca gnocco. Molto bene, e adesso rifornito l'inventario di tutto il necessario, almeno speriamo, perché di ritornare indietro non è che ci abbia tanta voglia, siamo pronti a lavorare. Attualmente sono un experimental build perché hanno fatto delle aggiunte davvero simpatiche, tipo per esempio la barra multipla. Sì, 10 barre multiple, è una figata sta cosa, veramente comodissima. Quindi quello che volevo andare a vedere era per quanto riguarda la raffineria. Merda se sei grossa. Allora, intanto mettiamone giù una e vediamo che ci racconta. Allora, nella raffineria potrei fare la plastica e mi dà l'olio pesante come residuo. Oppure la gomma. Interessante. Allora, considerando che io fondamentalmente ho 3 linee di produzione di greggio, si può lavorare un botto di roba, visto che comunque sia non è che consumi tanto greggio, all'incirca un 30 al minuto, io come minimo ne produco un 120. Potrei anche pensare di produrre del carburante per ottenere una fonte, diciamo, di energia alternativa.
Potrebbe essere simpatica la cosa. Ah, non che l'energia mi manchi, parliamoci chiaro, perché quei cosi lì producono quanto il demonio, cioè veramente sono una osa incredibile. Ciccio pasticcio si tolga, grazie. Cioè, attualmente sto consumando la metà della mia capacità, quindi capite bene che l'energia non mi manca. Però si potrebbe pensare di fare un qualcosina interessante. Se non ci avessi sto pillarone nel mezzo a rompere l'anima, potrei anche pensare di fare altro. Comunque, vediamo un po'. Se intanto riusciamo ad aggirare l'ostacolo. Cioè, lo posso anche compenetrare? Va bene, non è mia intenzione attualmente, però vorrei cercare di dargli una forma decente. Tipo, se io lo metto qua, ci sta, perfetto. Ma ce ne viene un altro accanto? Probabilmente sì. Se io questi qui li tolgo, adesso dovrei avere più o meno abbastanza spazio per fare diverse cosettine. Perché allora, ammettiamo che io questo lo collego qui. Ok. E poi ci faccio una deviazione qua in mezzo. Perfetto. Dove da qui magari ci porto una linea così. Ok. Tipo qua. Perfetto. In questo modo eventualmente io ho la possibilità di fare una delle divisioni? Sì, diciamo di sì, in modo da poter sfruttare al meglio questo greggio, che in teoria questi, yes, si riempiono. Perché eventualmente al momento potrei pensare di fare una cosa, potrei fare una linea per la plastica, ok? Questa per la plastica e a me mi esce plastica e il residuo di olio pesante. Questo mi consuma un 30 e lui mi dovrebbe produrre un 120 all'incirca. Di conseguenza io potrei buttarcene 4? Oppa, penso di sì. Proviamo. Ok, e perlomeno la prima parte l'abbiamo collegata. Loro dovrebbero ricevere il petrolio appena le configuro con la plastica, ovviamente. E pure questo riceve il petrolio. Sta andando, direi anche egregiamente al 100%. Perfetto. E lui ci produce plastica. Ora, visto che attualmente non so cosa farci, o meglio, prima mi voglio studiare un attimino la faccenda. Direi di fare un fluid buffer. Qui dovrebbe andare bene. E direi a questo punto di collegare tutte quante le uscite al fluid buffer. E tendenzialmente la prima uscita l'abbiamo fatta e lui sta accumulando olio pesante. Top. Ora devo sistemare la plastica e la plastica, volete scommettere che ho messo il tubo troppo vicino? Ci scommetto quello che vi pare. E te pareva. Ma perché volevo fare, cioè, sì. Allora, e la prima parte dell'impiantino è così composta. 4 raffinerie dovrebbero sfruttare al massimo il 120 prodotto dal robo e devo dire che sta arrivando egregiamente quello che serve. Sembrerebbe di sì. Non penso, sembra ci siano problemi di sorta. Fatto sta che da una parte sto accumulando l'olio pesante e dall'altra mi sta arrivando la plastica. Mizzica. Produttiva la faccenda. La seconda parte vorrei fare lo stesso,
però con, e sono caduto di sotto, il coso con la gomma, perché sì, anche in questo caso sono 30 di greggio e mi produce sempre gomma e olio pesante. Onesto. E dunque, ragazzacci, è passato un po' di tempo dall'ultima clip e credo di aver acchittato un po' tutto quanto nella maniera adeguata. Tanto per cominciare, ho modificato queste raffinerie dal produrre, diciamo, plastica e quant'altro a produrre fuel. E difatti qui abbiamo del fuel e qui ci abbiamo il residuo, diciamo. Queste invece le ho messe a plastica e gomma che stoccherò qua sotto. Ora non mi rimane altro che, diciamo, collegare la corrente, che in teoria dovrei poter prendere da qua. Sì. Molto probabilmente anche direttamente così. Sai che penso proprio di sì. Mi risparmio qualche palo, eh? Tanto questi ci hanno portata abbastanza abbondante, quindi non dovrebbe essere un problema. Collegate tutti. Per quanto riguarda l'altro lato, non lo so dove lo metto il palo. Aiuto. Quindi in mezzo non mi rompe l'anima. Aspetta. Porca la miseria. Così gli posso mettere un palo in capo? Va, vedi la plastica come arriva? Guardala, 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 guardala. Va bene, lo metto, lo metto, lo metto. Tutto lo metto. Lo metto qui. Ah, potrei fare così. Aspetta, faccio. Guarda, sta a vedere. Ne metto uno qua. Sì. Uno qui e uno qua. Meglio che d'un cazzotto in un occhio, direi che potrebbe andare bene. Qui andiamo a collegare pure l'oro e diamo la via alle rotative. Ok, perfetto. Sì. No, 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 non mi dispiace. Qua arriva la plastica, qui arriva la gomma, di qui in mezzo ci arriverà il. Ah, mi sono incastrato. Aspetta. Mi scusi, permesso. Ok. Qui dicevo, dovrebbe arrivare, perfetto. Il residuo di olio pesante. Sicuramente plastica e gomma ci serviranno in futuro per varie cose, però intanto vorrei cominciare a capire come sfruttare sia il carburante che abbiamo prodotto, sia magari questo residuo qua. Quindi, voglio capire una cosa. Il coke, un 40 al minuto. Ah, sì. E mi dà quello, questo qui. Ok. Onesto. E invece questo qua, zan zan zan, che ci faccio? Proviamo nel costruttore. Nel costruttore sembra non avere utilizzi, invece nell'assemblatore, tessuto no. Questa roba qui serve la plastica e eventualmente il coke. Ok, no, non ho capito cosa ci faccio con quello. Che lo debba ancora sbloccare? Probabile. Come lo stesso il fuel. Quindi, intanto farei una cosa. Qui ci mettiamo un altro paio di buffer, così perlomeno stocchiamo il fuel prodotto e non lo sprechiamo. Ok, perfetto. Visto che comunque sia non ho ancora, diciamo, attivato la tecnologia adatta per produrre
energia dal carburante. Ah, ecco, potrei produrre altra plastica. Allora, visto che comunque sia a prescindere, attualmente non mi interessa, diciamo, avere una produzione eccessiva di risorse da questa cosa. Però vorrei comunque sia sfruttare al massimo quello che ci offre. Direi che mettere giù un altro paio di raffinerie, in modo da poter, diciamo, sfruttare al meglio perlomeno la produzione qui di plastica e gomma, direi di mettere giù un paio di raffinerie, appunto. Però magari messe un po' meglio. Ma porca c'è la miseria. Non è centrato male la vita. Vaffanculo. Sì, più o meno. Allora, di conseguenza, se io qua ci chiocco questo qui, poi faccio. Stavo dicendo, se questo lo metto qua, questo lo metto qui, questo lo metto qui. Ok. Qui mi dovrebbe arrivare il coso. Io posso fare questo. Lo posso fare. Ok, quindi questo mi va qui e gli devo dare corrente, quindi questo qua. Ok, e questo qui. Vediamo un po'. Oh yes! Sta andando! Merda! 120 al minuto ne fa? Sti caspita! Roba, eh! Roba importante! Roba importante! E anche questo lo stocchiamo da qualche parte. Direi che per ora un bel magazzino doppio non glielo leva nessuno. Quindi colleghiamo questo a questo. Ok. Perché gli faccio le cose storte? Porca miseria. Maledetto il veleno. Allora, 200 volte per mettere una cosa. Accidenti a me, accidenti. Oh, casi. Allora. Yes. Ole. Si intoppa un attimino, perché ti intoppi? Perché era già piano zipillo. In teoria questo dovrebbe produrre un 120, 120, 240 e questo dovrebbe portare 270. Ragazzacci, le nostre c'è una lumachina lì. Però santo. Scusi, signora Lumachina, la raggiungo? No, va sulla testa. Porca miseria, mi scusi. Sembra il caso, abbia pazienza. Allora, Lumachina, sì. Qui. Vediamo un po' se mo la becchiamo la Lumachina. Lumachina. Vieni da zio Nabbo, Lumachina. Foglie di, brutte, velenose. Macchina, eccola. Olle. Dicevamo, fondamentalmente, ragazzacci, quest'oggi abbiamo fatto un qualcosa di importante, secondo me. Qui abbiamo fatto una piccola produzione di carburante e dalla parte di qua la produzione di plastica e gomma, che sicuramente ci serviranno prossimamente. Attualmente li stiamo stoccando e diciamo il residuo viene trasformato in qualcosa. Non
so come si chiama precisamente quell'affare lì, però sicuramente sono risorsine che ci potranno far comodo. Detto ciò, ragazzacci, che dire? Abbiamo fatto un lavorone, quindi il bravo me non ce lo leva nessuno. E ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video, invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video con tutti i miei in descrizione. Se l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dal un abbraccio, un mega salutone e un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao ciao!